sta per iniziare, va ora in onda la 39esima puntata di The Rock Band History, la rubrica cura di e con Gianluca, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock e calcato i palcoscenici di tutto il mondo nei decenni. Qui su Science Web Network, in Science Web Radio e Science Web TV, nel blog www.sciencewebradio.net, tutti i giorni per ben 4 volte al giorno, ogni giorno a mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle ore 12 e alle ore 18, sempre rigorosamente orari italiani, CET, set, Central European Time, e sempre ascoltabile cliccando nel blog www.sciencewebradio.net nel link della puntata relativa, quindi anche ascoltabili le puntate precedenti su Science Web Network. Bene cari amici, ancora un ben ritrovati e un calorosissimo saluto dal vostro caro Gianluca, che vi ringrazia per essere all'ascolto della sua The Rock Band History, questa rubrica che ormai è giunta alla sua 39esima puntata, per l'appunto in questa settimana che va dal lunedì 15 ottobre 2012 alla domenica 21 ottobre 2012. Bene, ci dispiace, come appunto annunciato, che per un bel po' non stiamo andando in onda nelle nostre consuete trasmissioni in diretta web del lunedì sera, quindi diretta web TV su Science Web TV e diretta web radio su Science Web Radio, ma presto ritorneremo, appunto lunedì 22 ottobre si riprenderà alla grande, sempre con nuovi ospiti e gruppi o artisti e band che verranno appunto al nostro cospetto. No, scherzo. Bene, riprendiamo qui con i Whitesnake, che appunto è questa rock band di cui abbiamo cominciato a parlare dalla scorsa puntata, dopo aver affrontato l'argomento Queen in tutto, diciamo, il mese di agosto e anche settembre precedentemente, perché abbiamo dedicato davvero tantissime puntate ai Queen, grandissima e storica rock band. E ora parliamo dei Whitesnake, non prima però d'avervi ricordato alcune cosette molto velocemente, ovvero i nostri contatti, che sono info@science.com, l'email per scrivere a Science e a Science Web Network in generale, quindi anche per venire ospiti nelle nostre puntate, o se volete che Gianluca, il sottoscritto, parli di una vostra band, rock band, mandatemi pure del materiale, scrivetemi a, mi stavo impaperando, a gianluca@science.com, e naturalmente poi abbiamo anche luca@science.com per quanto riguarda anche la parte culturale, e il riccio.incazzato@science.com. Poi mi raccomando, visitate, venite a mettere mi piace, se appunto vi piacciamo, come mi auguro, sulla nostra pagina Facebook. In Facebook ci trovate con il nome Science Web Radio, in categoria canale radio, e anche lì potrete ascoltare Science Web Radio nel palinsesto e nella musica che va in onda, naturalmente sempre di artisti indipendenti e comunque grandiosi, sebbene magari possano essere sconosciuti ai grandi canali di divulgazione di massa, ma sempre da ascoltare. E poi con Twitter ci potete seguire con il nome @Science, tutto attaccato minuscolo, ed infine con YouTube, e su YouTube troverete le cose caricate dal mitico e grande Science con il nome Science Radio, tutto attaccato minuscolo, troverete quello che appunto Science carica riguardante un po' le varie cose che Science Web Network manda in onda. Bene, riprendiamo con i mitici Whitesnake. Allora, Coverdale fondò i Whitesnake come vera e propria band durante il dicembre del 1977, ispirato dal nome del suo primo disco solista. Il frontman è Moody, e quest'ultimo poi abbandonò definitivamente la band di Frankie Miller, e decisero così di allestire una nuova formazione. E la prima scelta della coppia cadde proprio sul bassista Chris Stewart, che declinò l'offerta optando
diciamo un po' così, per raggiungere proprio la band di Frankie Miller. Neil Potts partecipò alle audizioni come batterista, ma infine non venne arruolato. E finalmente la formazione venne composta dal bassista Neil Murray, ex dei Colosseum, The Second e dei National Health, Colosseum davvero eccezionali come gruppo, anche loro li ho visti qua in Italia e davvero strepitosi, e il chitarrista Bernie Marsden, ex UFO, anche gli UFO visti anche quelli, e eccezionali se vi capitano, naturalmente se sono in giro, in tournée, guardateveli, anche gli UFO, o UFO all'italiana, i Colosseum, e poi anche naturalmente dicevo chitarrista dei Babe Roth, dei Cozy Powers Armor e l'ex tastierista dei Paladin e Snafu Pete Soley ed il batterista Dave Dowell. Questa formazione intraprese una serie di date nei club britannici con Brian Johnston, Streetwalker, a sostituzione di Soley. Tuttavia il primo concerto inaugurale della band, che avrebbe dovuto svolgersi il 23 febbraio 1978 al Nottingham Skybird Club, venne cancellato. Un altro concerto annunciato al London Dixieland Show Bar il 27 febbraio venne anch'esso annullato, così che i Whitesnake debuttarono il 3 marzo al Lincoln College of Technology. Il tour di marzo prevedeva 10 date, che però vennero poi portate a 18, e le date supportavano il debutto di un EP di 4 tracce intitolato Snake Bite, veramente, che naturalmente ottenne ottimi riscontri di vendite. E il primo concerto dei Whitesnake in Europa risale al 17 giugno del 1978 al fianco degli Status Quo al Alkmaar Pop 78 Festival nei Paesi Bassi. Capitalizzato il successo con il debutto, il gruppo passerà alla pubblicazione del disco Trouble nell'ottobre del 78, quindi dello stesso anno, che vedeva incluso nella formazione il tastierista John Lord, naturalmente ancora una volta accompagnando Coverdale nei Deep Purple. Il primo grande tour intrapreso, vedete che ormai mi impapero con questa R questa volta, intrapreso dalla band nel Regno Unito avvenne a novembre del 1978, dove vennero supportati dai Magnum, o Magnum, detta un po' così, la Magnum italiana ovviamente. Nel febbraio del 1979 la band debuttò in Germania, aprendo per i Nazareth, quest'altro gruppo mitico e storico di cui appunto vi ho anche accennato l'altra volta. Come vedete sono tutti intrecciati, tra l'altro questi grandi artisti e gruppi che ho avuto il piacere, l'onore e veramente la gioia di vedere dal vivo in quest'ultimo decennio. E dicevo, durante quell'estate il gruppo partecipò ad ulteriori date in Germania come headliner, oltre a partecipare a diversi festival, grandi festival, al fianco dei The Police, appunto dei Dire Straits, grandiosi, e Barclay James Harvest. E fu proprio durante questa serie di date che venne presa in considerazione la decisione di allontanare Dave Bowell. Verso la metà del tour, Coverdale contattò quindi il batterista dei Deep Purple, Ian Paice, che acconsentì a collaborare nel progetto, ma venne annunciato ufficialmente una volta terminate le date in luglio la sua, diciamo così, appunto, partecipazione. E pare che fu lo stesso Ian Paice, a confidare all'amico Mike Ralph che gli sarebbe piaciuto entrare nei Whitesnake, e una volta che Coverdale venne a conoscenza del fatto, lo contattò immediatamente, e perché no? E nel 1979 la pubblicazione del disco Love Hunter provocò l'ira delle femministe a causa della copertina, disegnata da Chris Achilleos, dico io, che ritraeva una donna nuda ritratta di schiena e avvinchiata appunto ad un enorme serpente. Qui appunto Whitesnake, serpente bianco. E anche negli States questa copertina provocò diverse polemiche, pensate un po' all'epoca e che anni. E tuttavia questi eventi non servirono comunque ad intimidire il gruppo britannico, ed il primo concerto negli Stati Uniti, negli USA, negli USA, avvenne il 23 settembre, appunto sempre del 1979, in occasione di una sola esibizione a Lucla
UCLA Royce Hall di Los Angeles. Il gruppo partecipò poi ad ulteriori tour nel Regno Unito, concludendo l'anno, cioè 1979, con il supporto dei Marseille. E poi arriviamo appunto a parlare del 1980, dove entrò ufficialmente nella formazione l'ex batterista dei Deep Purple, Ian Paice. E qui mi fermo perché per anche mi è piaciuto lo scherzetto, dai, scherzo. Qui comunque mi fermo veramente, perché anche per questa volta è davvero tutto per quest'altra puntata di The Rock Band History con i grandiosi e mitici Wild Snake, con cui vi aspetto per la prossima puntata, sempre qui su Sirius Web Network. Dal vostro caro Gianluca è davvero tutto, un caloroso buon proseguimento per tutto ciò che voi facciate, e naturalmente che sia di grande successo e di gioia nella vostra vita. E naturalmente vi ricordo il nostro blog www.sciuswebradio.net, dove poterci scrivere e scrivermi. Vi ringrazio anticipatamente, ringrazio tutti coloro che lo faranno o lo hanno già fatto, e vi aspetto sempre su Sirius Web Network.